Un sostegno per coloro che fuggono dalla guerra e dalle bombe. In tanti vogliono aprire le porte delle proprie case per ospitare i profughi ucraini. Già al lavoro la Caritas di Roma per raccogliere le disponibilità dei cittadini della capitale. Tante famiglie, associazioni, parrocchie che stanno dando generosamente la loro disponibilità. Le persone che verranno sono essenzialmente donne con bambini. E l'invito è di o andare sul sito della Caritas www.caritasroma.it e dare disponibilità o telefonare al numero verde del Comune di Roma. E sul sito della Caritas diocesana si può compilare il modulo per offrire ospitalità, una vera e propria mappatura con le informazioni di coloro che vogliono offrire un tetto alle famiglie che stanno arrivando. Si può indicare la tipologia della casa e dalla Caritas l'appello ai romani con tre richieste. La prima per noi credenti alla preghiera e al digiuno. La seconda è donare. Servono soldi per sostenere quelle popolazioni, soprattutto attraverso le Caritas dell'Ucraina, della Polonia, della Romania, della Moldavia, della Slovacchia, che stanno facendo un lavoro straordinario. Il terzo motivo di questo appello è prepariamoci all'accoglienza. Un'accoglienza vera, non emotiva, perché durerà nel tempo.